Una buonissima serata e come sempre ben ritrovati a tutti voi cari amici di Angoli. Vi ricordo subito la nostra mail che continua ad essere a vostra disposizione. Potete scrivere ad angoli@espansionetv.it. Come sapete, come ogni sera, da subito sono a disposizione le nostre linee telefoniche. Potete intervenire, basta comporre lo 031 3300655 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 335 70 84 396. Innanzitutto un buon inizio di settimana, è lunedì e vogliamo iniziare proprio questa serata e questa settimana insieme con una clip che abbiamo scelto tra le tante che stanno circolando sul web, molto carina, molto simpatica. Parleremo ovviamente immediatamente dopo con chi ha avuto questa bellissima idea. E quindi se la regia è pronta, direi guardiamola insieme, poi torniamo in studio. C'è una casetta piccola così, sulla bella penisola di Sella. C'è anche un virus piccolo così, che tutti in casa ci fa restare. E in questo tempo un po' così, ci possiamo solo videochiamare. E c'è una voglia grande così, di poterci tutti insieme riabbracciare. E più ci penso, più non so aspettare. Amici miei, non state in pena, questa vita in quarantena qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquillo io, hanno già varato il ponte, l'ho visto qui dal mio balcone, stando sempre attenti al virus. Attenti al virus. Quale? Coronavirus. Living together. Oh, oh, oh. Living together. Oh, oh, oh. In un paese grande un po' così, che dall'alto ha forma di stivale, c'è gente con un cuore grande così, corre tra i letti dell'ospedale e non ha ancora smesso di lottare. Dai ragazzi! E invece noi in quarantena non grattiamoci la schiena, la nostra parte dobbiamo fare. Guarda come sfrutto il tempo io, ho imparato a far di tutto, dallo sport all'uncinetto, mi diverto anch'io di brutto. Restiamo a casa. Cosa? Restiamo a casa. Living together. Oh, oh, oh. Living together. Oh, oh, oh. Living together. Living together. Living together. Restiamo a casa. Restiamo a casa. Resta a casa. Non ho capito bene. Resta a casa. Ok. Living together. Oh, oh, oh. Living together. Oh, oh, oh. Ed è collegato con noi Giacomo Augugliaro. Ciao Giacomo, benvenuto. Ciao Dolores. Intanto no, hai una famiglia simpaticissima, devo dire, perché poi adesso spieghiamo che questi sono tutti parenti tuoi, quindi sei fortunato perché vi divertite comunque moltissimo, anche in situazioni un po' particolari. Giacomo, io voglio dire innanzitutto, tu sei tecnico di radiologia, quindi sei un operatore sanitario e conosci molto bene, quindi vivi anche direttamente la situazione. Ma in questo caso hai messo, come dire, in pratica la tua grande passione per la fotografia e in generale comunque una voglia di raccontare. Quindi da dove è partita questa bella idea? Allora, innanzitutto ciao Dolores, grazie mille per avermi invitato. La prima cosa però, appunto, sottolineo, non sono un professionista, quindi sono un appassionato di fotografia, come hai detto giustamente.
del videomaking mi piace, non mi piace, ma una grossa mano me l'ha data mio cognato Stefano. Dove è nata l'idea del video? In questo momento particolare, appunto, della vita, in realtà è come se ne stessi vivendo una sorta di due vite parallele. La prima è sicuramente quella lavorativa, come hai detto sono un operatore sanitario, sono un tecnico di radiologia e lavoro in un ospedale. E quindi per forza di cose quello che sta accadendo in questo momento, te ne rendi conto ovviamente come tutta la tua categoria in prima persona. Esatto, quindi certo. Tocco con mano la fatica del personale, si fa davvero una gran fatica, tocco con mano la sofferenza dei malati e quindi sono in prima linea in questa comunque situazione di emergenza sanitaria che mai nessuno si sarebbe aspettato anche solo 30-40 giorni fa. Certamente. E poi dopo questa vita lavorativa ne inizia un'altra, la seconda vita è quando torno a casa, in cui cerco di fare il possibile per staccare la spina, perché staccare la spina è una cosa fondamentale, e questo me lo insegnate voi più di me, lo stare a casa comunque comporta una fatica, un sacrificio grande. Per molti il lavoro si è dovuto fermare con le conseguenze economiche che ci saranno, per altri hanno cambiato il loro modo di lavorare, lo smart working, mi viene in mente mia moglie Paola, è una maestra e mai avrebbe immaginato di doversi reinventare una didattica nuova per le elementari mai fatta prima. Giacomo, questo è davvero un quadro completo di tutta la situazione che sta accadendo e che noi tutti insieme ovviamente stiamo sperimentando giorno per giorno con una grande fatica, come ben dici tu, nell'adattarci a quello che ci viene richiesto. Ma esatto. Immagino appunto tornando a casa e con la voglia di staccare un pochino dalle grandi responsabilità lavorative che hai in questo momento, particolarmente in questo momento, hai avuto questa idea supportata, come dicevo, però da aspetti che ti hanno aiutato molto, perché questi sono tutti parenti tuoi, abitate tutti nella stessa palazzina, siete simpaticissimi, siete intonati, siete degli attori, quindi insomma avevi tutti gli strumenti utili per mettere insieme questa bella cosa. Esatto, esatto. La fortuna è quella, come avete visto nel video, che la palazzina che avete visto in realtà è un'abitazione plurifamiliare dove tutti i condomini sono appunto parenti di mia moglie Paola. E va detto, come hai detto, che in realtà siamo un po' tutti estrosi, ci piace cantare, ci piace ballare, animiamo i vari matrimoni di famiglia. E poi sicuramente la ciliegina sulla torta, perché è vero che non sono un professionista, ma abbiamo cercato comunque di fare un lavoro al meglio che possiamo, una grande mano è stata appunto data da Stefano, che studia composizione musicale, è comunque appassionato di video editing e quindi è stato, diciamo, un mix perfetto che ci ha permesso di prendere una canzone nota a tutti. Certo, l'abbiamo riconosciuta molto bene. Un motivetto comunque allegro, particolare, che può diventare davvero virale, e quindi abbiamo cambiato semplicemente le parole. E poi, secondo me, la fortuna è stata quella di aver riesumato da un cassetto un piccolo drone che utilizzo per scopi fotografici, ma che sinceramente ultimamente aveva su due dita di polvere. E allora mi sono detto, ma questo è perfetto per coinvolgere tutti, però mantenendo le distanze di sicurezza che giustamente bisogna tenere. Questo, Giacomo, è proprio un altro messaggio importante, perché poi prima di lasciarci ovviamente ti chiederò, perché sta per arrivare questo weekend di Pasqua, ovviamente le notizie che ci arrivano, i dati appunto che ci arrivano, sono comunque abbastanza positivi. Ma questo, come ci stanno ripetendo molto bene, non deve farci abbassare la guardia, non deve farci demordere dal continuare a comportarci nel modo indispensabile per comunque contenere il contagio, altrimenti i risultati ottenuti andrebbero vanificati. Quindi anche se arriva un weekend nel quale solitamente si va fuori, si sta insieme, attenzione, questo non va fatto. Giacomo, senti, quindi tutto questo è molto molto bello e noi l'abbiamo apprezzato moltissimo. Qual è il messaggio che vuoi che arrivi a casa? Allora, per prima cosa questo video era un video di incoraggiamento in questo momento particolare. Era una dedica ai colleghi sanitari
ed era un messaggio positivo a chi ha scelto responsabilmente di stare a casa e quindi deve comunque viverla, è una cosa forzata, ma bisogna viverla anche in maniera spensierata. E poi il mio messaggio era anche quello di un'esortazione a vivere comunque con fantasia questa nuova dimensione del tempo. Non è più un tempo frenetico fatto da minuti, da secondi. In realtà adesso abbiamo un tempo dilatato, magari fatto da ore, in cui non sappiamo neanche cosa fare. Secondo noi però è fondamentale ed è importante essere sempre attivi. In fondo ci siamo sempre lamentati di non avere mai tempo. È vero. Adesso è il momento giusto per sfruttarlo. Possiamo leggere, possiamo cucinare, possiamo fare attività fisica, possiamo anche riscoprire il significato delle relazioni all'interno della nostra famiglia. E poi tanta creatività, quella che nella tua palazzina e nella tua famiglia assolutamente non manca, perché aiuta tra l'altro anche a tenere il sistema immunitario, insomma, ben sollecitato. In questo momento ne abbiamo bisogno. Tu che sei un operatore sanitario lo sai meglio di me, vero? Assolutamente, la positività è sicuramente alla base di un sistema immunitario forte e vigoroso e adesso non può che farci bene. Quindi, insomma, vogliamo solo sorridere noi, far sorridere gli altri e dire grazie comunque a chi tutti i giorni è in prima linea e sta facendo fatica, e un dire grazie anche a chi ha scelto responsabilmente di restare a casa per il bene comune. E quindi il nostro messaggio è semplicemente questo: far sorridere e dare positività. Bene Giacomo, io ti ringrazio davvero moltissimo, ti chiedo un'ultima cortesia. Come ho detto, sta per arrivare un weekend nel quale per tradizione si è abituati ad uscire, a stare insieme, a fare grigliate, scampagnate e via dicendo. In questo momento tutto questo deve essere temporaneamente archiviato. Vuoi contribuire? Lo ripeteremo tutta la settimana. Vuoi contribuire anche tu a ricordare questo? Restiamo a casa? Assolutamente, io vi esorto a restare a casa. Se vogliamo utilizzare l'immagine della casa che ho messo nel video, è vero, in questo momento abbiamo chiuso i nostri cancelli, i cancelli delle nostre case, però lo dobbiamo fare perché sicuramente tutti insieme apriremo porte e balconi per continuare le nostre relazioni, ma questo lo possiamo fare solo restando adesso a casa. Bene Giacomo, io ti ringrazio tantissimo, grazie per questo contributo e per essere stato con noi. Saluto anche Paola, che so che è lì vicino a te. Un bacio, alla prossima. Ti vuoi far vedere, ciao. Certo, ciao. E invece noi tra pochissimo torniamo insieme, restate lì.